sul mio canale, finalmente sono tornata. Come avete sicuramente visto da alcuni vlog che ho caricato, siamo stati in viaggio di nozze in Giappone e a questo proposito volevo fare un piccolo recap, diciamo, della situazione del canale. Continuerò a caricare i video vlog durante la settimana, ma voglio anche continuare, anzi ricominciare, con la programmazione normale per il canale. Volevo anche ringraziare tutti quelli che in questo periodo di assenza sono rimasti iscritti al canale, e non solo, visto che i numeri sono aumentati, e quindi do il benvenuto a tutti quelli che si sono iscritti e il bentornato a tutti quelli che sono rimasti iscritti da prima. Come avete visto sicuramente se siete iscritti al mio Instagram, tra l'altro ve lo lascio qui sotto sia Instagram che Snapchat, perché ogni tanto comunico anche lì qualcosa che magari non faccio vedere nei video. E ho tagliato i capelli, come potrete vedere, sicuramente se vi ricordate dai miei vlog, dai miei video in generale, avevo i capelli io molto lunghi, mi arrivavano diciamo all'ombelico, alla schiena, al fondo schiena diciamo. E ho deciso di fare questo taglio tattico per l'estate, perché cominciava a essere veramente caldo e in più avevo voglia di cambiare. Succede a molte persone che dopo il matrimonio hanno voglia di cambiare qualcosa nel proprio look. Tra l'altro io avrei tagliato i capelli anche prima del matrimonio, ma avevo paura di come venissero fuori e avevo paura, insomma, che non mi piacessero e che durante il matrimonio rimanessero le foto con dei capelli che poi non mi piacevano. Perciò ho deciso di tagliarli e fatemi sapere come sto secondo voi, se dovrei accorciarli un pochino ancora, perché in realtà io ero partita che volevo farli molto più corti di così, però sì, alla fine mia zia, fortunatamente, perché me li ha tagliati mia zia che fa la parrucchiera a Rimini, e diciamo mi ha un attimo frenato e ho fatto questa misura che è una via di mezzo. Ditemi cosa ne pensate, fatemi sapere se secondo voi dovrei accorciarli ancora un pochino. Partiamo intanto con il video. Ho fatto un bel po' di shopping per essere i primi saldi. Io di solito aspetto sempre un pochino, non mi sbizzarrisco mai troppo durante i primi saldi, perché penso che all'inizio in realtà siano saldi un po' farlocchi, che ci sia poco sconto. In realtà ho trovato tante cosine, ma soprattutto diciamo cose di cui avevo bisogno, perché erano ormai diversi mesi che mi dicevo aspetto i saldi per comprare questo, aspetto i saldi per comprare questo. Sono arrivata al punto in cui i saldi sono finalmente arrivati e non posso più aspettare. Partiamo con Tezenis, che quest'anno mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Ci sono tornata 2 giorni già e il primo giorno ho comprato questo copricostume che dietro ha la schiena che rimane completamente scoperta con questo incrocio, perché in realtà si incrociano, e davanti invece ha queste parti laterali che lasciano vedere il costume, ed è molto molto carino, leggermente trasparente, arriva fino al ginocchio, ma comunque è semitrasparente come quasi tutti i copricostume. E mi serviva qualcosa per andare al mare, perché sennò non avevo un vestito vero e proprio con cui andare al mare. Purtroppo non ricordo il prezzo, ma non credo che fosse in sconto. In realtà la prima volta che sono andata da Tezenis non c'erano ancora gli sconti, e perciò ho preso 3 cose che non erano in sconto. No, in realtà una di quelle cose che ho preso la prima volta era anche questa canottina. Vi faccio vedere. È una canottierina molto molto semplice, con il pizzo in fondo e qui sul décolleté che gira anche tutto dietro la schiena. È molto carina, era in sconto questa, costava 4,90€ se non sbaglio. Dovrebbero costare sui 9 euro a prezzo pieno, quindi questa era in sconto. E ho comprato anche un'altra cosa che non era in sconto invece, e cioè questi shorts. Sono piuttosto lunghi, arrivano diciamo a metà gamba con il pizzo, e appunto ha questo pizzo sotto bianco molto carino. Sono piuttosto comodi, anche se sono di quel jeans un po' rigido, non è stretch diciamo, non è elasticizzato. Stanno molto bene addosso, anche per chi come me ha la coscia un pochino grossa, e non fa difetto, quindi non fa l'effetto salsicciotto. E quindi sono perfetti, li ho già indossati e mi piacciono da morire. Anche di questi non ricordo il prezzo.
In un'altra volta da The Zenis invece ho preso questo pigiamino perché mi servivano dei pigiami, in realtà dovrei comprarne anche altri, però adesso vediamo, quelli che c'erano lì, a parte questo, non mi piacevano molto. E sono questi shorts con tutte le nappine qui sui lati e sul bordo sotto, inabbinato con questa canottierina. Molto carina, secondo me. Il dietro è così e il davanti invece è bianco. E di questi invece ho il prezzo. Originariamente costava 16,90 euro e l'ho pagata 11,95 euro. È una taglia M e mi sta leggermente larghina, ma la preferisco, diciamo, visto che è un pigiama. Poi sono stata, diciamo, era un po' di passaggio, quindi un po' di fretta, da Pinky. E ho comprato solamente questa canottiera che in realtà l'ho comprata perché mi piaceva la scritta. E credo che questo sia il mio mantra per quest'anno, un po' per il matrimonio, un po' anche per il canale stesso, perché mi sono sempre frenata dal creare questo canale per paura di apparire, non so, frivola alle persone che mi conoscono e quindi mi ha sempre frenato questa cosa. Invece quest'anno e anche l'anno scorso, quindi ho deciso di lasciarmi andare a fare quello che mi piace, indipendentemente da quello che gli altri pensano di me, voglio fare qualcosa che mi faccia star bene. E quindi quando l'ho vista mi ha fatto simpatia questa scritta. Non so se la userò come pigiamino o se la userò per uscire con una bella fascia sotto, però mi piaceva e l'ho voluta prendere. Sempre da Pinky ho preso anche un paio di orecchini perché li ho visti lì in cassa e mi hanno fatto simpatia, non lo so. E sono questi orecchini che non so se si riesce a capire, ma hanno una pallina, diciamo, che viene piazzata sul lobo e questo brillantino invece che scende sotto. È un po' lo stesso principio di quegli orecchini che vanno molto di moda già da un annetto, con la pallina piccola e la pallina grossa dietro, però sono due brillantini e sono di forma leggermente quadrata, quindi non lo so, mi piacevano, mi facevano simpatia e li ho presi. Costavano 5,95 euro, mentre la t-shirt costava 7 euro ed era al 46% perché inizialmente costava 13 euro. Sono stata da Lovable e questo era uno di quegli acquisti che rimandavo, rimandavo, ma ne avevo urgente bisogno e ho comprato due costumi. Li ho presi da Lovable anche se, come potrete sicuramente aver notato, a prezzi un pochino più alti perché io ho forme un po' particolari, sono molto magra nel busto, diciamo, ma col seno prosperoso, diciamo così. E quindi avevo bisogno di reggiseni particolari che purtroppo da marchi come The Zenis o Intimissimi o altri non ci sono perché arrivano fino a una coppa D, purtroppo di più non arrivano. Qui invece li ho trovati e ho preso due costumi. Allora, il primo è il pezzo sopra, questo qui che si lega al collo, fatto con una coppa preformata ma non è imbottita. Io non sono molto per le coppe neanche preformate, imbottite assolutamente no. Non sono neanche per le coppe preformate, ma questo non lo so, quando l'ho indossato mi stava particolarmente bene, diciamo che mi sono lasciata convincere un pochino dalla commessa. L'ho già usato e molto sostiene veramente tanto e quindi alla fine sono contenta così. La sua mutandina è una semplice mutandina blu, tranne per il fatto che ha questo cordino con il laccio davanti, molto carino, discreto e li preferisco, diciamo, le parti sotto più scure rispetto alla parte sopra perché appunto rimodella un pochino le forme visto che ho i fianchi tutti un po' larghi. Se vi interessano i prezzi, allora c'era il 10% di sconto e il pezzo sopra costava 40 euro meno 4 euro, quindi, mentre lo slip costava 25 euro meno 2,50 euro. Questo è il prezzo più o meno di quasi tutti i loro costumi. Infatti anche l'altro è costato uguale ed è questo qui, bianco, di questo tessuto che adesso non mi viene in mente il nome, diciamo pizzato ma non è pizzato.
ha un nome particolare ma non mi viene in mente. Comunque ha la bretellina, al contrario di quell'altro che si allacciava al collo, apposta per l'abbronzatura, diciamo, ne volevo uno così e uno diverso, in modo che potessi abbronzarmi in tutte e due le maniere e non mi rimanesse troppo segno, diciamo. E questo fortunatamente non è né imbottito né preformato, che appunto, come vi ho detto prima, lo preferisco, e è costato uguale all'altro. La sua mutandina è questa qui, se trovo il verso. Questa qui, bianca, leggermente arricciata, c'era anche con i laccetti, diciamo, laterali, però appunto ho preferito questo per il solito motivo che mi modella meglio la figura. Sono stata poi anche da Calliope, anche qui due volte, e ho preso delle cose in realtà abbastanza semplici di cui avevo bisogno. Avevo bisogno delle magliettine di ricambio e ho preso, allora, la prima volta che sono andata, vediamo se c'è anche il prezzo. Sì, costata 7,99 €. Ho preso questa maglietta a costine con il taglio sulla spalla, che è una cosa che va molto, molto adesso e io amo. Già amavo moltissimo le costine e avevo diverse maglie di questo tessuto, ma in più le magliette con lo spacco sulla spalla me le avete già viste indossare in qualche video. E niente, questa è con delle righe giallo senape e blu e bianche, e il giallo senape è uno dei miei colori preferiti da indossare, come sapete. Mi è piaciuta molto e l'ho presa, visto anche che era scontata. La seconda volta invece che ci sono tornata, allora, teniamo qui a portata di mano lo scontrino, questa tutina rossa con i fiori, con i cordini regolabili, quindi sulle spalle. Oggi è talmente caldo che il cellulare continua a surriscaldarsi e ad andare in palla, quindi è la quarta volta che ricomincio a rigirare questo video da un certo punto in poi. Comunque, dicevo, questo è un vestitino, mi sta molto bene, non è un vestitino, è una tutina, mi sta molto bene, arriva, diciamo, anche a questo leggermente sopra metà gamba, metà coscia. Però non è esageratamente corto, quelli troppo corti non mi piacciono. Ha i bottoncini sul seno, ha i cordini regolabili sulle spalle, mi piaceva molto come mi stava questo colore, non lo so, con questo taglio soprattutto lo trovavo molto sbarazzino, si stringe in vita, cosa per me fondamentale, quindi mi è piaciuto molto e l'ho preso. Questo qui costava 10 €. Sempre da Calliope ho preso anche questa maglietta gialla, che fondamentalmente l'ho presa per il colore. Ora si è anche sporcata, vabbè, tanto le devo mettere da lavare tutte. E mi piaceva molto il colore, ha questo scollo a barchetta che non sono convinta che mi stia proprio benissimo. Però, non lo so, costava 6 € e alla fine ho deciso di prenderla perché mi piaceva troppo il colore, volevo qualcosa di fluo quest'estate. Poi sono stata da Bershka e ho preso, da Bershka sono stata con Luca, che mi l'ha, diciamo, consigliata, anche perché sa la mia passione per il giallo senape. Questo non è proprio senape, è un po' più acceso, diciamo, però comunque è molto carino, costava 4 €, quindi veramente una cavolata, mi servivano le magliette, come ho detto, e tra l'altro è a costine. E mi cadeva molto bene, quindi ho preso anche questa con l'approvazione di Luca, con lo scollo a V che su di me sta molto bene. Poi sono andata da H&M e da H&M ho preso diverse cose, quasi tutte, diciamo, appunto, cose che mi servivano, quindi magliette e un vestito. Allora, la prima maglietta, guarda caso, è una maglietta semplicissima ma con le costine e con il taglio sulla spalla. Come ho detto, sono in fissa con questa tipologia di magliette e bianca non ce l'avevo e quindi ho deciso di prenderla, costava 8 €. Questa maglietta l'ho presa perché ho pensato subito a un abbinamento che voglio fare con questa maglietta in specifico. Ho una gonna skater, non so se si dice così, una gonna a ruota rossa, e ho pensato che questa qui ci stesse particolarmente bene sopra perché ha queste righine che appunto riprendono il rosso della gonna più questa righina bianca, e la base di questa maglietta è blu
E con questi profilini sul colletto e sulle manichine bianchi, mi piaceva molto e secondo me ci sta molto bene con quella gonna in specifico. Poi questo è stato un acquisto distinto, diciamo, perché è una canottiera come quella di Pinky. Diciamo che mi ha detto qualcosa quando l'ho vista, più che mi serviva. Con la scritta Tokyo, come non potevo rimanere colpita dalla scritta Tokyo dopo essere stata in Giappone. E niente, è questa canottiera che in realtà è più un vestitino perché è bella lunga, arriva quasi sopra il ginocchio. E probabilmente comunque la indosserò con degli shorts perché trovo che ci stiano anche bene. Però comunque è molto carina come vestitino, è abbastanza sbracciata, quindi probabilmente ci vorrà un bel reggiseno a fascia di quelli colorati oppure una fascia che copre il reggiseno perché appunto sennò si vede. È molto carina, non so, mi ha fatto simpatia quando l'ho vista, ho deciso di prenderla. Costava 7 euro. Infine ho preso questo vestitino che sicuramente riconoscerete il modello perché ormai io i vestitini li compro quasi tutti così, non è proprio vero, però comunque la maggior parte li compro così, stretto in vita, con la gonna bella ampia, con tutta questa stampa floreale e questi colori che su di me, non so, mi sono piaciuti, soprattutto perché è chiaro e sta bene con la poca abbronzatura che sono riuscita a prendere lì a Ishigaki, quindi in Giappone, e quindi ho deciso di prenderlo anche per dare il cambio al copricostume come vestito da spiaggia. Questo per il momento era tutto il mio shopping, anche se sono sicura che tornerò a fare shopping nelle prossime settimane, dato che ho ancora due o tre cosine da comprare, tra cui il pigiama, altri vestitini, qualche pantaloncino che appunto essendo dimagrita non mi vanno più bene quelli degli altri anni e niente, spero di avervi dato qualche suggerimento, qualche spunto per il vostro shopping. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video mettendo un bel pollice in su, mi è molto utile per capire se è una tipologia di video che può piacere, che posso continuare a fare o se è meglio che mi butto su qualcos'altro. Fatemi qualche commento se volete vedere qualcosa in specifico di indossato, perché ho intenzione di fare qualche video outfit, quindi probabilmente molti di questi vestiti li vedrete, se non nei video outfit, comunque nei vlog, perché ho intenzione di ricominciare anche con i vlog casalinghi. E niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Un bacione!